Ragazzi, allora oggi sono sul mio letto, sono tipo le 11 di sera, però volevo girare gli essenziali di Halloween. Infatti questo è il motivo per cui ho un cappello da strega in testa. Allora, iniziamo subito. Il primo essenziale è appunto qualcosa per travestirsi. In questo caso io ho un cappello da strega, ma posso andare bene anche delle orecchie da gatto, tipo queste qua. Oppure un'aureola da Angelo Nero, come ad esempio questa. Sono cose appunto che si comprano dai cinesi e costano, penso che questa l'avrò pagata un paio di euro, non di più. Secondo essenziale sono assolutamente sangue finto, questo l'ho preso dall'Eurospin e l'ho pagato su 2 euro. Il bianco per fare sempre il trucco, anche questo l'ho preso dall'Eurospin e l'ho pagato tipo 2 euro, non tossico, di facile rimozione, teatrale. Ovviamente questo qui va mischiato con acqua e sapone, perché cioè va con, stavo leggendo che va rimosso con acqua e sapone, ho detto acqua e sapone, ma va mischiato con il fondotinta per creare appunto questo pallore. Non so se prima del 31 farò un tutorial, probabilmente no, farò un get ready che poi vedrete dopo. Probabilmente non so ancora se mi travestirò, però questi li ho comprati tipo all'inizio del mese perché sì, perché ci stanno. Terzo essenziale sono assolutamente dei rossetti viola, rosso scuro, volendo anche nero se li avete. E lo stesso vale per degli smalti scuri, che siano viola, neri, blu scuro, rosso scuro, bordeaux, perché a parte sono molto autunnali e poi per Halloween ci stanno molto bene. Un quarto essenziale sono dei cibi horror. Io l'altro giorno ho fatto dei biscotti a forma di dita, vi metterò sempre le foto. E quindi quello ad esempio è un altro essenziale. Avevo provato a fare anche i würstel in stile mummia, vi metterò le foto anche di quelli, ma non sembravano delle mummie, quindi vabbè, non fa niente. Altra cosa che secondo me è indispensabile, quindi un quinto se non sbaglio, essenziale, sono le decorazioni per la casa. Io ho addobbato la stanza dell'ufficio, quindi perché ci sarà una festa con dei bambini per Halloween proprio, e quindi tutti i miei essenziali sono in ufficio e non posso farveli vedere. Spero di riuscire a inserirvi qualche foto prima di caricare, però oggi è già giovedì e io domani non andrò al lavoro, quindi non penso che riuscirò a farvi vedere come ho addobbato la stanza. Comunque ci sono delle piccole zucche che si accendono, prese da cinesi, ragnatele finte con annessi ragnetti. Quelle lì ho pagate 1,50 euro dai cinesi. Che altro avevamo messo? Ah, come si chiamano? Quei cosi tipo ghirlande, non lo so, vabbè. I festoni loro. Appunto questi festoni a forma di fantasma, di pipistrello. Poi ho fatto delle stampe che ho ritagliato io con appunto pipistrelli e streghe, gatti neri, questo. Come ultimo essenziale, ma non meno importante, c'è la zucca. Allora, io ho una zucca di questa grandezza che intaglierò proprio il 31, quindi da 2 giorni. Perché? Ho preso innanzitutto quella commestibile in modo da poterla mangiare, perché dal supermercato, dall'Eurospin, c'erano anche quelle non commestibili proprio da tagliare, però ho preferito prendere quella commestibile, a parte che io adoro la zucca, quindi ho preferito prendere quella. E poi anche mia mamma non era molto d'accordo a comprare qualcosa che poi non avremmo mangiato e avremmo buttato, e era un peccato, quindi ho preferito prendere quella che potevamo mangiare. E quindi è così grande e ci andrà la candelina dentro. E quindi niente, i miei essenziali per Halloween sono terminati. So che c'è qualcuno che pensa che noi italiani non dovremmo prendere tutte le feste, però io, a me Halloween è una festa che piace proprio e quindi la prendo. Cioè, mi piace travestirmi, mi piace tutto. Infatti,
sto rosicando tantissimo perché sabato ci sarà appunto questa festa con i bambini, io non potrò esserci perché ho un altro impegno e la cosa mi rode tantissimo anche perché ho partecipato a tutta l'organizzazione e no, vabbè. Comunque, vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!